Io se avessi ancora mio padre, io a mio padre chiederei di fare il nonno e non di fare il faccendiere, però questa è una considerazione mia. Al di là dell'imbarazzo legato al fatto che c'è un ministro... Quello fa l'imprenditore, non fa il faccendiere però... L'imprenditore che ha dei coinvolgimenti che portano anche a indagini come queste, tant'è che è indagato. Ma da prima, però, pure dire a uno mettiti in pensione perché io faccio politica, è strano. Cioè, però io credo che la considerazione principale sia, giustamente diceva Barbacetto, sono passati 25 anni da Mani Pulite e la corruzione rimane un modus operandi della politica. Allora, cosa ha fatto la politica in questi anni? Cosa ha fatto la sinistra che dal 2011 governa il paese? Si diceva non si può riformare la giustizia perché c'era Berlusconi e questo grande conflitto tra Berlusconi e la giustizia. Dal 2011 il paese è governato dalla sinistra. Sono stati fatti alcuni provvedimenti, questo è il dato politico, sul tema della corruzione. Cito ad esempio la legge Severino. Cito che doveva essere la panacea dei mali della corruzione del nostro paese, ha prodotto dei danni inenarrabili, perché Barbacetto sa benissimo che lo spacchettamento del reato di concussione tra concussione per induzione e concussione per restrizione ha favorito il malaffare. Allora, sono stati fatti due provvedimenti. Ha salvato Penati, per esempio. Ha salvato Penati, ad esempio. Quindi il tema rimane questo, che in questi cinque anni sul tema della corruzione nulla è cambiato e i provvedimenti che sono stati fatti, passando dalla Severino, arrivando all'ultimo decreto anticorruzione, non ha riportato quella moralità e quell'etica in modo particolare sul tema degli appalti. Mancata rottamazione del malcostume. In modo particolare sul tema degli appalti, dove è stato fatto un codice degli appalti che non ha semplificato ma ha accentuato la burocrazia, danneggiando le aziende e creando il malaffare, questa è la responsabilità politica. Controllando maggiormente. Perché la vicenda Consip dimostra esattamente il contrario, perché tu non puoi centralizzare un appalto da 2,7 miliardi di euro in capo allo Stato centrale. Quindi la gestione del tema del codice degli appalti, che doveva essere la grande occasione per semplificare, per creare le condizioni, per superare il malaffare, l'hanno moltiplicato. Mi pare che Molteni abbia spostato dal piano giudiziario a quello politico, mi sembra. C'è un problema politico che è il motivo per cui noi chiediamo le dimissioni di Lotti, non per motivi giudiziari. Io non chiedo le dimissioni di Lotti per motivi giudiziari, lo chiedo per una questione di opportunità, di etica e di moralità politica. Ma qual è il appunto, qual è il punto politico? Che sulla corruzione non avete fatto niente, che le norme di contrasto alla corruzione, a parte la creazione dell'ANAC, a parte la foglia di fico di Cantone, a parte il lavoro meritorio della foglia di fico che utilizzate continuamente di Cantone, certo la foglia di fico non avete risolto e affrontato il problema che oggi rimane.